Alleluia, gloria a Dio. Signore, sia ringraziato ancora in questo giorno, gloria a Dio. Un abbraccio a quanti ci seguite da fuori, gloria a Dio. Dio vi benedica grandemente, la pace di Cristo Gesù sia con tutti voi ora e sempre, gloria a Dio. A quanti siete qui in questo giorno, gloria a Dio, e a quanti ci seguiranno ancora più avanti, gloria a Dio, vedranno questo culto. Abbiamo avuto problemi con la diretta in partenza, infatti abbiamo iniziato un po' più tardi. Ma sapete cosa c'è da dire oggi? Gloria a Dio. Oggi, gloria a Dio, c'è da ringraziare solamente il Signore. Infatti posso dire, gloria a Dio, che oggi mi sento particolarmente felice. Gloria a Dio. Se al contrario, gloria a Dio, più problemi arrivano, gloria a Dio, più si deve gioire, ringraziare il buon Dio del continuo, perché sappiamo bene che quando arrivano i problemi, quando arrivano, sappiamo da parte di chi arrivano e il motivo perché arrivano, gloria a Dio, gloria alla potenza del Signore. Noi ci rallegriamo lo stesso ugualmente, anche se ci sono difficoltà, anche magari se qualcuno ci tratta male, gloria a Dio, dobbiamo rispondere sempre con amore e rallegrarci nel Signore, gloria a Dio. Sappiamo bene, lo so, magari quanti ci state seguendo, gloria a Dio, magari qualcuno dirà, ma come faccio a rallegrarmi, a gioire? Ma tu sai i problemi che io ho nella mia vita, nella mia casa, nel mio corpo, nella mia mente e così via, tutto questo. Io non lo so, però c'è chi lo sa, gloria a Dio. Lui sa ogni cosa, gloria a Dio. Conosce anche la piccola magari noi che abbiamo nascosto e magari noi non conosciamo, gloria a Dio, e sa ogni cosa, e noi sappiamo in chi abbiamo creduto. Ogni cosa si muove perché Dio lo permette, non perché Dio lo vuole, perché non mi permetto di dire neanche questo. Dio permette ogni cosa, e se noi confidiamo nell'Eterno vedremo la gloria di Dio. D'altronde, quante volte Dio ci ha fatto vedere nella nostra vita la gloria sua, gloria a Dio, come sono cambiate le cose, situazioni che magari si pensava che fossero veramente andate, come si può dire, abbiamo quasi mollato, ci siamo fermati, gloria a Dio, e poi da quel brutto temporale, da quella brutta tempesta, il vento soffiava forte, il mare era in tempesta, gloria a Dio. E poi che è successo? La bonaccia. Tutto assieme, gloria a Dio, è andato via il maltempo, gloria a Dio. Perché? Non abbiamo fatto come hanno fatto gli apostoli, quando il Signore sveglia, noi pediamo e tu qua dormi. Non l'abbiamo fatto. Sicuramente abbiamo detto, Signore, vedi in che situazione mi trovo. E lui è intervenuto anche in quella situazione e lo farà anche per il proseguo della nostra vita, gloria a Dio. Quindi stiamo di buon cuore, crediamo, abbiamo tutti fede nel Signore. Lui sa qual è il momento giusto e perché lo permette. Questa è una domanda, sapete, che possiamo fare al Signore: quando sarà? Certamente adesso non so se ci risponde. Noi facciamo ugualmente la domanda. La risposta non so quando arriverà, può essere che arriverà quando ci vedremo faccia a faccia col Signore e lui ci dirà: ti ricordi, caro, carissima, perché è successo questo? Per questo motivo e questo motivo. Non l'ho fatto solamente per il vostro bene o per il bene in generale dei familiari, dei fratelli e così via, della Chiesa. Ma noi però ringraziamo il buon Dio e quindi, gloria a Dio, come è stato detto, essere felici significa aver conosciuto il Signore. Tutto gira attorno a quella cosa lì. Vogliamo iniziare con la preghiera, che è giusto che ci sia la preghiera per prima cosa. Anzi, abbiamo parlato un po' troppo, abbiamo parlato del Signore, quindi va bene ugualmente. Gloria a Dio. E diciamo tutti quanti di pari sentimento, gloria a Dio, uniti nello Spirito, credendo fermamente, gloria a Dio, che in quello che noi diciamo, quello che noi chiediamo, quello che noi crediamo, gloria a Dio, si adempie presto. E diciamo: Signore, intanto ti ringraziamo, mio Dio, perché un altro giorno fatto da te, mio Signore, è qui e lo stiamo vivendo per la gloria tua principalmente, mio Signore. Gloria a te, mio Dio.
Mio Signore, ancora ti vogliamo chiedere, fin da adesso, di lavarci col tuo preziosissimo sangue, mio Signore, mio Dio. Sì, mio Signore, perdonaci, mio Dio, gloria al nome tuo santo. Rimani con noi, rimani con i nostri familiari, i nostri figli, mio Signore, parenti, amici, colleghi, fratelli, di qualsiasi genere, mio Signore, gloria al nome tuo santo, e mettiamo davanti. E in particolar modo, mio Signore, sai sempre, mio Signore, che ci sono delle anime che hanno un bisogno particolare, non al momento da parte da te. Sono la cara sorella Marianna, Mary Restivo, e poi c'è la cara Valentina, poi c'è ancora la sorella Sara, mio Signore, che aspetta un esito. Mio Dio, si tu a cambiare ogni cosa, il piccolo Gabrieluccio e tanti altri, mio Dio, che in questo momento, mio Signore, stanno cercando te, aspettano una risposta da te, mio Signore. Sì, con loro, Pastore nostro, gloria al nome tuo santo, intervieni potentemente, mio Signore, aiutali e sostienili in questo momento così delicato della loro vita, mio Dio. Hanno bisogno di te, mio Signore, hanno bisogno di una carezza da parte tua, mio Signore. Mio Signore, fagli sentire che tu sei vicino a loro, che non li hai lasciati e non li hai abbandonati, mio Dio. Ma lo stesso fai per noi, perché anche noi, mio Signore, anche se non abbiamo gli stessi problemi che hanno i nostri fratelli, mio Dio, abbiamo tutti bisogno di te, della guida tua, dello Spirito Santo tuo, mio Signore, che ci guidi, mio Dio, in ogni cosa che facciamo, mio Signore. Sì, mio Signore, perché questo, mio Dio, quello che vogliamo, mio Signore, resta con noi, guida la corale, guida la meditazione della tua parola, guida i cantici, guida quanti ci ascoltano, mio Signore, affinché tu li benedici abbondantemente anche se si trovano lontano, non sono presenti, mio Signore, qui, mio Dio, che tu li benedici tanto, 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 mio Signore. Grazie, mio Dio, resta con noi e con quanti sperano in te, nel nome santo di Gesù, il benedetto in eterno. Amen. Gloria a Dio, vai. Alleluia. Oh,
Voglio leggere qualcosa in Atti degli Apostoli al capitolo secondo e dal verso 37. Parla dei primi convertiti, gloria a Dio, velocemente, perché il tempo ormai è andato oltre. Oressi udite, preparo un canto infatti nomi. Oressi udite queste cose furono compunti nel cuore e chiesero a Pietro e agli apostoli: fratelli, che dobbiamo fare? Allora Pietro disse loro: ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo, poiché la promessa è per voi e per i vostri figli e per tutti coloro che sono lontani, per quanti il Signore Dio nostro ne chiamerà, gloria a Dio. E con molte altre parole li scongiurava e li esortava dicendo: salvatevi da questa perversa generazione. Alleluia. Commentiamo da noi stessi questo passo. Vai Naomi, gloria a Dio. Thank you.
fu una delle due, scelse le cose del mondo, le cose pratiche, mentre l'altra invece non si interessò di quello, fino al punto che Gesù gli dovette dire a la famosa Marta, che guardava le cose materiali, gloria a Dio, che qualcun'altra aveva scelto, gloria a Dio, il meglio, qualcosa che non le sarebbe stato tolto. Alleluia. Gloria a Dio. Sapete quante volte non ci poniamo questa domanda? Perlomeno Gesù ci pone questa domanda, forse del continuo, e ci dice del continuo: che cosa hai scelto? Hai scelto qualcosa che non ti sarà tolta? Oppure hai scelto qualcosa, gloria a Dio, che poi disegneremo con le mani vuote, come si suol dire, gloria a Dio? Questo di Gesù è un qualcosa di meraviglioso che noi spesse volte, gloria a Dio, la pronunciamo qui in questo locale, gloria a Dio, ma anche io per i fatti miei, gloria a Dio, e lo penso anche voi. Ma Maria, gloria a Dio, ha scelto qualcosa che non le sarà tolta. E noi abbiamo fatto la stessa scelta, gloria a Dio. Se abbiamo scelto quella, gloria a Dio, che non ci sarà tolta, gloria a Dio, possiamo stare sicuri e tranquilli, perché è Gesù che ce l'ha donata. Viceversa, tutte le altre cose invece non è Gesù, ma è qualcun altro che ci dona per un tempo, ma poi ci ritoglie, perché appunto sono delle cose che non provengono da parte del Signore. Non sono cose spirituali, diciamo così, gloria a Dio. Alleluia, gloria a Dio. Quindi facciamo molta attenzione, gloria a Dio, a questa cosa qui. Mentre la guerra riparte, gloria a Dio. Alleluia.
la pupilla degli occhi miei. Questo è l'Eterno che l'ha detto, gloria a Dio. E sapete a chi si riferiva? Certamente intanto, guardando il momento attuale, c'è Israele, qualcuno sta toccando Israele, qualcuno sta toccando il popolo di Dio. Proprio un po' di notte fa ho avuto qualche visione, non al momento mi sto zitto, gloria a Dio. Però dico io anche a noi, noi che abbiamo, sappiamo in chi abbiamo creduto, sto parlando per voi anche che siete da quella parte, gloria a Dio. Dice il Signore, chi tocca a voi, tocca la pupilla degli occhi miei. Ora, noi che sappiamo in chi abbiamo creduto, in chi abbiamo confidato, e sappiamo bene, gloria a Dio, che il nostro Dio ci guarda, non ci lascia, non ci abbandona. È la nostra ombra, dice la parola di Dio, gloria a Dio. E allora possiamo dire che siamo la pupilla degli occhi suoi, gloria a Dio. Quindi, gloria a Dio, possiamo stare tranquilli, naturalmente tutto rientra se noi facciamo la volontà del nostro amato Signore, gloria a Dio. Perché per essere pupilla degli occhi suoi, gloria a Dio, dobbiamo avere un cammino che si addice a un qualcuno, gloria a Dio, che si ritiene figlio di Dio, gloria a Dio. E noi ci crediamo, almeno io per conto mio ci credo, gloria a Dio. Non sono presuntuoso, sapete, gloria a Dio? Io per fede lo devo credere per forza. E lo dovete fare anche a voi, fratelli miei, gloria a Dio, che siete da quella parte, quanti siete in questo giorno, in questo luogo, gloria a Dio. Siamo la pupilla dell'occhio del Signore. Quindi, gloria a Dio, stiamo attenti, gloria a Dio. Stanno attenti, per meglio dire, chi magari ci fa del male. Noi li amiamo ugualmente, gloria a Dio, non li rispettiamo, noi li benediciamo, gloria a Dio, perché questo è quello che il Signore ci ha lasciato detto, gloria a Dio. Però noi possiamo benedire dalla terra, però sappiamo bene che alla fine se la devono vedere con il Signore. E io spero solamente che prima che arrivi questo momento, gloria a Dio, questa gente, queste persone si ravvedono nuovamente, ridiano il cuore al Signore, così possiamo stare insieme per l'eternità a gioire nella dolce presenza dell'Eterno, gloria a Dio. Oggi il messaggio di oggi ha un titolo un po' particolare. Abbiamo scritto: Signore, voglio vedere con i tuoi occhi, gloria a Dio. È un messaggio bello, attenzione, almeno il Signore, gloria a Dio, mi ha messo davanti questo passo di Paolo, apostolo, gloria a Dio, e poi ne parleremo certamente, gloria a Dio, ascolteremo ancora qualche canto per la gloria di Dio, perché c'è di più, non c'è? Non c'è di più, gloria a Dio. No, mi boccia sempre quello che chiedo, perché giustamente lei vorrebbe che io lo dico prima, giustamente, per prepararsi, provare, questo e quell'altro, va benissimo ugualmente. Anche perché io sono convinto, gloria a Dio, che anche loro, i ragazzi, che lodano Dio, cantano Dio, i canti che ci sono in programma oggi, Dio già lo sapeva da migliaia di anni quello che dovevano cantare. Sono io che magari volevo improvvisare qualcosa di diverso, che non mi è stato permesso perché già avevo deciso con il Signore cosa cantare. Vai! Il Signore
Thank you.
Signore sia ringraziato, gloria a Dio. Avete visto che si è staccato da tutto, è volato via tutto. C'è quello che questa mattina non ha altro da fare che essere qui con noi. Ma il fatto che lui sia qui con noi è positivo, perché gli stiamo dando un po' di fastidio. Forse magari lui conosce anche il messaggio che verrà dato in questa mattina e si ribella prima del dovuto, gloria a Dio. Ma siccome l'abbiamo detto noi all'inizio, e continuiamo a dirlo, la felicità nostra non ce la toglie sicuramente lui con queste cose che lui fa, anche perché lui sa che è sconfitto nel nome di Gesù, è un perdente e che cerca sempre giustamente di fare la sua parte, il suo lavoro è quello, ma non ha nulla da fare. L'offerta veloce, dai, così, che è successo? Sei staccato? No? Allora dai, la tua offerta, vedi? Alleluia, gloria a Dio. Sia sempre ringraziato e benedetto, gloria a Dio. Alleluia. Salutiamo la sorella Antonella, Dio ti benedica, sorella Antonella, c'è anche la sorella Rossella, la sorella Chiara, Dio ti benedica, quanti siete da quella parte, un abbraccio nell'amore del Signore, gloria a Dio, vediamo se c'è qualcun altro che ha scritto qualcosa. No, sono loro per adesso. Quindi Antonella, Nicola, la famiglia che si trova a Novara, gloria a Dio, come la sorella Chiara, questa mattina non sono presenti perché non stanno bene, gloria a Dio, e poi la sorella Rossella che è impossibilitata a essere presente per motivi di bambini, gloria a Dio. Comunque un abbraccio mi giunga nell'amore del Signore a tutti quanti, gloria a Dio. Alleluia. Siete lì? Rispondete se siete presenti, alleluia. Leggerò in questa mattina in Romani, epistola dell'Apostolo Paolo ai Romani, al capitolo 9, sono i primi 5 versi, gloria a Dio. Alleluia, gloria a Dio. Grazie Signore, grazie, 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 sempre, grazie, grazie, grazie. Alleluia. Ci ha provato io. Che è successo? Romani. 9. Ci ha provato questa mattina in tutte le maniere. Ci sta riprovando con il continuo e non si ferma. Ma siamo qui a servirlo. E questi sono i momenti forse più particolari, sapete che bisogna servirlo ancora di più e con più forza. L'Apostolo Paolo ne sa qualcosa, gloria a Dio. Vabbè, dai, leggiamo per adesso. Sono i 5 versi del capitolo 9 dell'Epistola di Paolo ai Romani. Alleluia, gloria a Dio, alleluia. Signore sia lodato. Amen. Io dico la verità in Cristo. Non mento, perché me lo attesta la mia coscienza nello Spirito Santo. Ho grande tristezza e continuo dolore nel mio cuore. Infatti, desidererei essere io stesso anatema e separato da Cristo per i miei fratelli, miei parenti, secondo la carne, che sono israeliti, dei quali sono l'adozione, la gloria, i patti, la promulgazione della legge, il servizio divino e le promesse, dei quali sono i padri, e dai quali proviene secondo la carne il Cristo, che è sopra tutte le cose Dio, benedetto in eterno. Amen. Signore, sei tu a guidare, mio Signore, questo culto, questa parola in questa mattina, il tuo Santo Spirito, nel nome di Gesù. Amen. Guardatevi. Signore, voglio vedere con i tuoi occhi il messaggio di questa mattina. Gloria a Dio. E il nemico, sapendo, conoscendo già il titolo del messaggio che era stato scritto sui social, gloria a Dio, ha avuto una bella ribellione, perché mi ha provocato da tutti i lati.
dice veramente, dice, vuoi vedere con gli occhi del Signore? Se guardi con gli occhi del Signore, devi vedere con gli occhi suoi. E grazie a Dio il Signore mi ha guidato, gloria a Dio, in questa mattina. Quindi, ora andiamo invece a ciò che abbiamo letto, gloria a Dio. E infatti abbiamo letto dall'Apostolo Paolo che il dolore suo era dovuto all'incredulità di Israele, l'incredulità dei parenti, amici e conoscenti, gloria a Dio, che giustamente lui si addolora tanto per questa cosa qui, gloria a Dio. Noi questa mattina principalmente quello che dobbiamo chiedere al Signore, gloria a Dio, è appunto di farci vedere con i suoi occhi. Come vede con i suoi occhi il Signore? Certamente non vede come vediamo noi. Perché? Perché gli occhi del Signore come sono? Sono ripieni dall'amore suo, sono ripieni di perdono, ripieni di compassione, ripieni di carità, tutte quelle cose, gloria a Dio, che senz'altro sono meravigliose, gloria a Dio. Ecco perché dovremmo vedere tutti con gli stessi occhi che ha lui. Certamente, gloria a Dio, non è semplice, attenzione, gloria a Dio, perché gli occhi del Signore sono particolari. Però noi che abbiamo dichiarato, gloria a Dio, abbiamo dichiarato che siamo, che abbiamo accettato come nostro personale salvatore Gesù, che morì su quella croce per ognuno di noi, gloria a Dio, e che quando era messo lì su quella croce, i suoi occhi, gloria a Dio, guardavano quella gente, gloria a Dio, e ha detto: Padre, perdona loro, perché non sanno il male che si fanno. Gloria a Dio. Ecco cosa ha dovuto dire nel vedere il comportamento di tutta quella gente. E vi dico che tutta quella gente lì, la maggior parte era conoscitore della parola di Dio. Ma la vogliamo mettere anche sul piano, perché loro se ne andavano con la legge. Cosa dicevano i comandamenti? Non uccidere, giusto è? Eppure loro lo facevano, senza motivo tra l'altro, sapete? Gloria a Dio. Perché Gesù non è che, gloria a Dio, ha fatto qualcosa di male, ha fatto solo del bene. Amava e basta, perdonava e basta, gloria a Dio. I miracoli, guarigioni, liberazione, gloria a Dio. Cosa l'ha fatto di male? Ma si doveva adempiere, gloria a Dio, per forza, ciò che era stato già profetizzato dai vari profeti, gloria a Dio, che il Cristo, gloria a Dio, sarebbe morto in quella croce. E che noi avremmo avuto così, gloria a Dio, la speranza, attenzione, perché non è garantita se noi non facciamo la sua volontà. Attenzione, gloria a Dio. Quindi la speranza, la grazia sua c'è, è a portata di mano, non possiamo fare altro che riceverla, gloria a Dio. E questo naturalmente dipende da noi. Il dolore di Paolo, in questi pochi versi che abbiamo letto, gloria a Dio, è grande perché l'amore che lui ha per gli altri è meraviglioso, gloria a Dio. Amore che poi diventa dolore, però attenzione, sapete, è un qualcosa che dobbiamo avere anche noi. E se noi lo chiediamo al Signore, fratelli miei, gloria a Dio, il Signore ci trasmette questo sentimento. Quale? Che per amore che abbiamo verso il prossimo, automaticamente ci pone anche qualche dolore. Perché io che vedo, fratelli miei, che amore ho magari per il datore di lavoro, mettiamolo così, dai. Non è più per il datore di lavoro. Amore in che senso? Attenzione. Nel senso che io vorrei, sicuramente, voglio, desidero che anche lui salvi l'anima sua, magari. Gloria a Dio, che accetti il Signore come suo personale salvatore. Un collega, attenzione, io ho preso il datore di lavoro, può essere un collega, può essere un conoscente, può essere un vicino di casa, chiunque questo sia.
Guardi, noi vogliamo che cosa? Pensiamo, evangelizziamo magari, gloria a Dio, affinché quell'anima si converta, gloria a Dio. E quello è l'amore nostro. Ma quando quell'anima non accetta la parola di Dio, quell'anima rifiuta la grazia del Signore, rifiuta la salvezza dell'anima sua, a quel punto in noi subentra la tristezza. La tristezza. Tristezza che, come giusta regola, dovrebbe portare anche il dolore, come succedeva al carissimo nostro fratello Paolo. Gloria a Dio. Perché il dolore? Perché fa male, fratelli miei, pensare che un'anima non viene salvata pur avendo la possibilità di accettare il nostro Signore, gloria a Dio, come nostro personale salvatore. E ci fa male, e il dolore dovrebbe essere atroce, dovrebbe essere, fratelli miei, peggio di quando viene un infarto, io non ce l'ho pure. Il dolore del cuore dovrebbe essere ancora più forte, perché il dolore del cuore, quando io l'ho provato, certamente, quindi me ne intendo, da questo punto di vista vi posso garantire che me ne intendo, perché l'ho beccato uno, il dolore che abbiamo, quello fisico, gloria a Dio, sicuramente è minore di quello che noi dovremmo avere nel dolore spirituale, nel sapere, gloria a Dio, che quell'anima, quel parente, quell'amico che magari noi vogliamo bene, lo amiamo, ha deciso di non dare il suo cuore al Signore e ha deciso di passarsi la vita eterna in quel luogo che nemmeno voglio nominare, gloria a Dio. Ecco l'amore nostro dove dovrebbe essere, fratelli miei. Il nostro amore, i nostri occhi che abbiamo detto prima, che noi vogliamo chiedere a Dio di avere gli stessi occhi suoi, gloria a Dio, dovrebbero essere gli stessi occhi che, fratelli miei, prendiamo qualche esempio, dai, facciamo così. I nostri occhi, quando qualcuno ci taglia la strada, quando qualcuno ci manda a quel paese, che occhi usiamo? Occhi misericordiosi, ripieni d'amore? Oppure solamente con uno sguardo magari? Ecco, gloria a Dio. Questo è l'amore, questo è vedere con gli occhi del Signore. Gli stessi occhi che vedevano piantare quei chiodi in quelle mani, e invece che accusare, invece che condannare quella gente, gli diceva: Padre, perdona loro, perché non sanno il male che si fanno. Ecco come dovrebbero essere i nostri occhi, fratelli miei, gloria a Dio. Io vedo magari una cara anima, fratello o sorella che sia, che sta agendo malamente, gloria a Dio. I miei occhi mi devono fare vedere, piuttosto invece che magari parlare male o accusare qualcuno, i miei occhi mi dovrebbero fare vedere, quelli del Signore, per meglio dire, che quell'anima sta rischiando la vita eterna. E devo pregare, e gli devo parlare del Signore in maniera amorevole, attenzione, gloria a Dio, e gli devo dire le cose come stanno. Sorella, fratello che sei, chiunque tu sia, vedi che non funziona così, il Signore non è d'accordo su quella determinata cosa. Ma non te lo dico perché a me non sta bene che tu fai quella cosa, perché è la tua vita. Te la vedrai tu con Dio, perché ognuno di noi ci presenteremo dinanzi alla presenza del Signore e ognuno di noi deve dare conto e ragione di ciò che ha fatto. Tutto viene filmato tutto il mondano, figuriamoci le cose del Signore, se non ce li fa vedere di quello che abbiamo fatto. E quindi la gente però non capisce, fratelli miei, gloria a Dio, che quando noi parliamo con qualcuno di un qualcosa che magari li può portare lontano dalla presenza del Signore, invece loro pensano magari che sia perché noi abbiamo una forma di accusa, o magari non ci sta bene il loro comportamento. No, è inutile stare qui a dire sempre la stessa cosa, la parola di Dio e così via, perché lo dico del continuo, gloria a Dio. Ecco qual è l'amore nostro che noi abbiamo verso tutti. L'amare, gloria a Dio,
è questo, quello di predicare la parola di Dio così come Dio ci ha donata, gloria a Dio. Paolo in questo caso, gloria a Dio, abbiamo letto prima, gloria a Dio, e il dolore di Paolo. Io dico la verità, dice il primo e il secondo verso, in Cristo non mento, perché me lo attesta la mia coscienza nello Spirito Santo. Ho grande tristezza e continuo dolore nel mio cuore per quelli che stanno rischiando la vita eterna, per quelli che vanno all'inferno, per quelli che non accettano la parola del Signore, per quelli che stanno scavando una fossa, perché stanno facendo tanti questa cosa qui, gloria a Dio. Ma per cosa? Fratelli miei, diciamocelo pure, fratelli miei, gloria a Dio, o parenti, o amici, chiunque esso sia. Io ho quasi 60 anni, mia suocera ha 75, quasi quello che è, io ho fratelli, sorelle che hanno la stessa età pure, gloria a Dio. Ebbene, ci deve andare benissimo, devo arrivare a 100 anni, e chi ce l'ha arrivato? Ma in ogni caso, ormai abbiamo passato, gloria a Dio, la metà della nostra vita sicuramente, quello è garantito, ormai ci rimane un pezzo della nostra vita. C'è poco tempo, ma non solo per noi, attenzione, non solo per noi sicuramente, perché oggi vedete specialmente qui le notizie che arrivano, si muore a 40, a 30 anni, a 30 anni per un infarto, a 40 anni per una malattia, un ictus, magari che queste cose erano impensabili, che potessero succedere ai giovani, lasciamo perdere di chi è la colpa, non stiamo qui a condannare o a giudicare, no, non è quello il problema. Sappiamo bene che si muore anche per poco, per un incidente stradale, gloria a Dio. E ci dobbiamo presentare dinanzi alla presenza del Signore. E se non fosse così, qualcuno mi dice che c'è la vita eterna? Cosa c'è adesso? Domanda, risposta. Cosa ci perdiamo? Gloria a Dio. Stiamo perdendo tempo magari, dai tu, vuoi io? Perdiamo tempo? No, non sto perdendo assolutamente del tempo, perché per fede lo so che c'è un Dio onnipotente che è presente, è glorioso, e alla fine dobbiamo per forza passare da quel giudizio per le cose non buone. Quel nome scritto in quel libro meraviglioso, per Dio, c'è il nostro o non c'è? Se l'ha fatto vedere a qualcuno, sapete, che magari ancora non è scritto in quel libro, ancora è presto, magari, si aspetta. C'è qualcun altro invece che magari è scritto e poi viene cancellato, perché funziona anche in questa maniera. Garanzia non ce n'è qui. No, no, assolutamente. Non funziona che noi abbiamo servito il Signore per tantissimi anni e ormai ci garantisce la vita eterna. No, 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 no. Infatti ho dovuto dire a qualcuno, cioè, non rallegratevi per quello che fate, che questo e quell'altro, invece pensate se il vostro nome è scritto lì, gloria a Dio, perché questo è importante, alleluia, gloria a Dio. Ne rompo spesso questo perché faccio darci, gloria a Dio. Ebbene, gloria al nome potente del Signore, gloria a Dio. L'Apostolo Paolo, il grande cuore dell'Apostolo Paolo, che era veramente un esempio, gloria a Dio, da prendere in considerazione. Certamente il nostro esempio è Gesù principalmente, gloria a Dio. Ma se vogliamo somigliare pure a qualcun altro, non somigliamo magari al pastore di adesso, no, cerchiamo invece di questi personaggi che sappiamo bene che alla fine, gloria a Dio, sappiamo bene dove sono andati a finire e quello che hanno fatto, perché noi siamo qui. Io oggi predico amore, gloria a Dio, magari, e un domani cosa ne sarà di me? Chi lo sa? Attenzione! Garanzia non ne ho, se non rimango fedele fino alla fine, se non mi allontano dal Signore, se vado a fare le cose sbagliate, io posso tornare indietro. Io per fede non lo credo assolutissimamente, gloria a Dio, ma può accadere anche questo. Quindi teniamoci fermi, teniamoci stretti, teniamoci forti, gloria a Dio. L'Apostolo Paolo, gloria a Dio, nel
capitolo precedente, che sono i versi che precedono il capitolo 9 che abbiamo letto, gloria a Dio, ha detto delle cose meravigliose, cose che io vi chiedo, mi chiedo anche io e tutti quanti, di prendermi per noi, che voi conoscete, certamente perché è stato detto più volte, gloria a Dio, ma che li dobbiamo fare nostre. L'Apostolo Paolo ha dovuto dire, e noi lo diciamo pure insieme, che diremo dunque circa queste cose? Se Dio è per noi, che sarà contro di noi? Certamente colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma l'ha dato per tutti noi, come non ci donerà anche tutte le cose con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. E chi è colui che li condannerà? Cristo è colui che è morto, e inoltre è anche risuscitato, Egli è alla destra di Dio ed anche intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà l'afflizione, o la distretta, o la persecuzione, o la fame, o la nudità, o il peccato, o il pericolo, o la spada? Come sta scritto, per amore tuo siamo tutto il giorno messi a morte, siamo stati reputati come pecore da macello, ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Infatti io sono persuaso, vedete cosa dice Paolo? Non lo dice Dio dice nel nome dell'Eterno, no. Io sono persuaso, è convinto lui, che le morte, le vite, le angeli, le principali, le potenze, le cose presenti, le cose future, né altezza né profondità, né alcun'altra creatura potrà separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Amen. Ecco come deve parlare un cristiano, ecco quello che deve dire un figlio di Dio. Io so in chi ho creduto e niente e nessuno mi potrà separare dal Signore. Gloria a Dio, perché Lui è presente nella mia vita, perché io l'ho amato e lo amo e lo amerò per sempre. Gloria a Dio, non è un amore di quello che è un periodico, come si usa fare adesso magari, e poi va, sfuma tutto, finisce tutto, sparisce tutto. No, gloria a Dio, alleluia, gloria a Dio, gloria a Dio, gloria a Dio. Dovete dire sempre gloria a Dio, gloria a Dio, gloria a Dio, gloria a Dio. Lui non ci lascia, non ci abbandona, gloria a Dio. Perfetto, dobbiamo credere, gloria a Dio, a tutto quello che è stato detto dall'Apostolo Paolo, ed è valido per noi ugualmente, fratelli miei. Dobbiamo dire che niente e nessuno ci potrà separare dall'amore di Dio, non ci potrà separare nessuno da Dio. Le persecuzioni, la fame, i problemi, i pericoli, le malattie, problemi economici, problemi con i nostri parenti, con i nostri amici, no, niente e nessuno. Però perché lui dice in quella maniera, fratelli miei? Perché lui veramente agiva con amore. Gloria a Dio. Quante ne passò l'Apostolo Paolo? Poverino. Anche se magari inizialmente ha sbagliato qualcosa, ma neanche l'ha fatto perché era cattivo. Non era neanche quella di prima, non era neanche cattiveria, perché lui pensava e stava servendo il suo Dio. Era convinto in questa maniera. Ma quando Dio gli ha aperto gli occhi, sul vero senso della parola, perché l'aveva accecato, la luce del Signore è entrata in lui. E allora a quel punto i suoi occhi si sono aperti, gloria a Dio. E ha visto con gli occhi spirituali, tutto vedeva, gloria a Dio, con quegli occhi del Signore, gloria a Dio. E percepiva e capiva, gloria a Dio. Ed è meraviglioso, gloria a Dio. Ecco cosa dobbiamo chiedere al Signore, fratelli miei. Gloria a Dio, gloria a Dio, gloria a Dio. Signore, voglio vedere come vedi tu, Signore. Con gli occhi della misericordia, con gli occhi dell'amore, con gli occhi del perdono. Questo dobbiamo vedere, gloria a Dio. C'è una persona che ci fa del male, fratelli miei. Ma io chi sono per giudicare, per condannare quella persona? Me ne guarderei bene, me ne guarderei, attenzione fratelli miei, me ne guarderei bene, ma io lo dico anche a voi, non gioire mai se quell'altra persona magari che è cattiva o che magari ha fatto una mancanza nei nostri confronti sta passando un momento difficile per i fatti suoi, se è da parte di Dio, se è stata lui a sbagliare, no. E non facciamo del male a nessuno.
Se io so, capisco che passando di qua sicuramente sono impedito perché c'è poco spazio, c'è Leone e Davide seduti qua, io sicuramente ci pesto i piedi, sicuramente ci faccio dal male perché magari ci vado pure addosso se è il caso, attenzione. Allora Dio, questo è un esempio banale, stupido, però io evito di farlo, perché ci posso fare del male. Ma anche se, se Davide mi aveva fatto del male, non va bene lo stesso. Assolutamente, io devo evitare tutto quello che può fare male agli altri. Se il mio comportamento, se il mio parlare urta magari qualcuno involontariamente, io se posso evitare evito. Mediazione della parola di Dio, predicazione della parola di Dio, un'altra cosa, quella di me. Stiamo parlando, noi stiamo nel parlare, attenzione, quando discutiamo, quando parliamo di cose normali, gloria a Dio. Quindi bisogna evitare, gloria a Dio, di fare del male. Se nella mia vita, gloria a Dio, magari guadagno qualcosa io e la faccio perdere a Davide nella sua vita, io gli sto facendo del male a Davide. Io quello che mi devo guadagnare, me lo devo guadagnare io. Perché? Perché il Signore mi aiuterà, perché il Signore mi sosterrà, perché lo chiederò al Signore, ma non glielo devo andare a togliere a Davide. Gloria a Dio, fare del male a Lui. Come posso poi gioire? Come posso poi dire Dio mi ha dato questo? Ringrazio Dio, non ringraziare Dio. È un'offesa a Dio. È un'offesa a Dio ringraziare Dio per un qualcosa che ci ha donato magari e che gli è stata tolta a qualcun altro. Chiunque esso sia, fratelli miei, gloria a Dio. Questa è la vita del cristiano, fratelli miei, gloria a Dio. Quando soffriamo per i nostri familiari, per i nostri figli, per i nostri parenti, chiunque esso sia. Perché? Non perché non siamo magari preparati o non siamo di buona testimonianza o magari ci manca l'amore, non è quello, ma perché tante volte i cuori sono talmente chiusi, fratelli miei, che non ci può nulla per fare la mente aprirle, gloria a Dio. Il Signore bussa, ma loro non rispondono. Il Signore continua a bussare perché non si ferma, sapete? Fino alla fine, fino all'ultimo momento il Signore cercherà di recuperare quell'anima, ma quell'anima ha il cuore chiuso, sbarrato, come suol dire, gloria a Dio. Addirittura Paolo ha dovuto dire io sia anatema, verso 3, infatti io desidererei essere io stesso anatema e separato da Cristo per i miei fratelli, i miei parenti, secondo la carne, gloria a Dio. Lui si preferiva, magari se era il caso, allontanarsi dal Signore per amore. Ma vedete l'amore di questo uomo, gloria a Dio? La carità che aveva, gloria a Dio. Amen, gloria a Dio. Dice che noi siamo, dobbiamo dimostrare per forza, gloria a Dio, dobbiamo essere cosa? Luce del mondo, luce per questo mondo. Il sale della terra, fratelli miei. Gloria a Dio! Ma ci siamo? Stiamo preparando a essere questi qui su questa terra, gloria a Dio? I nostri occhi spirituali dove vedono? Vedono solamente all'apparenza quello che abbiamo davanti, al locale di culto, al telefonino, al rosario che predica, a Naomi che canta e così via. Non vedono oltre quello che c'è oltre, perché c'è di più, come diceva il canto, infatti di nuovo chiesto per questo, c'è di più della presenza, c'è di più di ricevere quello che riceviamo, gloria a Dio, c'è di più di essere qui in sala tutto. Il Signore sta preparando cose meravigliose, fratelli miei, gloria a Dio. Ecco il cristiano, che da chi deve essere il cristiano, come si deve comportare il cristiano, gloria a Dio. Ecco perché noi soffriamo il dolore ci riprende, se è il caso anche il cuore, quando vediamo delle anime che non riescono a convertirsi, non riescono ad accettare il Signore nella loro vita, gloria a Dio, specialmente quando si tratta di un marito, di un figlio, della moglie, del cognato, della zia, del papà, della mamma e così via. È ancora più terribile questa situazione.
Sapete? Perché fa male. La tristezza ti prende e non ti lascia più, se è il caso. Perché vivi in quella maniera? Perché vivi e dici, ma perché? Così difficile accettare il Signore, cosa nemmeno ci comporta spesa economica, nemmeno quella, no, perché non, qua non si chiede, non chiede soldi a nessuno. Gloria a Dio. Ebbene, gloria a Dio, la tristezza di Paolo, proviamo la stessa tristezza che aveva Paolo, gloria a Dio. Ma torniamo a Davide. Puoi preparare per piacere di leggere Colossesi 3 dal verso 12. Quindi, gloria a Dio, Colossesi 3 dal verso 12. Quindi, gloria a Dio, quando noi vediamo che un'anima, gloria a Dio, un nostro avversario, cioè, chiamiamolo avversario, dai, ma un nostro avversario, si sta scavando la fossa per l'inferno. Vietato gioire, vietato rallegrarsi. Ovviamente hanno detto di quello lì che è morto, chissà quanto, in quale profondità dell'inferno è stato messo, come sta bruciando, come sta facendo, come sta dicendo, questo e quell'altro, per i fatti suoi. Ma non stiamo qui a gioire, fratelli miei, perché altrimenti ci stiamo comportando nella stessa maniera come si è comportato lui. Perché lui ha fatto del male magari a persone, non lo metto in dubbio, però noi che gioiamo per la sua morte, attenzione, morte spirituale, morte praticamente che non verrà più la luce, non verrà più il sole, non verrà più, verrà solo le fiamme bruciare dal continuo. E io mi posso rallegrare di questo, ma che cristiano sono? Come faccio a dire di essere un cristiano? Come faccio a dire io sono in chi ho creduto? Come faccio a condannare gli altri? Come faccio io a mettermi qua e condannare o giudicare qualcuno che si è comportato male, fratelli miei? Non è possibile, non lo posso fare. Non deve esistere, specialmente per i servitori, attenzione, gloria a Dio. Ma fa lo stesso per i membri, gloria a Dio della Chiesa. Non gioiamo piuttosto, invece dobbiamo essere, gloria a Dio, come Davide, ce l'hai? Gira un attimino gloria a Dio. Allora, Colossesi 3 dal 12 al 17. Vestitevi dunque come eletti di Dio, santi e amati, di sentimenti, di misericordia, di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine e di pazienza. Sopportatevi gli uni gli altri e perdonatevi a vicenda, se uno ha di che dolersi di un altro. Come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. Al di sopra di tutte queste cose, vestitevi dell'amore che è il vincolo della perfezione. È la pace di Cristo alla quale siete stati chiamati per essere un solo corpo. Regni nei vostri cuori e siate riconoscenti. No, anche 17, continua anche lì. La parola di Cristo abiti in voi abbondantemente. Ammaestratovi ed esortatevi gli uni agli altri, con ogni sapienza, cantando di cuore a Dio, sotto l'impulso della grazia, salmi, inni e cantici spirituali. Qualunque cosa facciate, in parole e in opere, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, ringraziandolo Dio Padre per mezzo di Lui. Amen, gloria a Dio. Vedete i consigli che si davano, gloria a Dio. Paolo, chi era Paolo? Dico, io ne ho presi due o tre, attenzione, capitoli, versi, ma c'è un Nuovo Testamento che è pieno, gloria a Dio, di ciò che Paolo, gloria a Dio, dei consigli che Paolo, guidato dallo Spirito Santo, alleluia, gloria a Dio, dava un po' a tutte le chiese, gloria a Dio. Dice, ha letto il caro fratello Davide, vestitevi dunque come eletti di Dio, santi, dice di misericordia, benignità, umiltà, mansuetudine, pazienza, sopportandovi gli uni gli altri e perdonandovi. Gloria a Dio. Quanta benignità
cielo ognuno di noi, quanta misericordia abbiamo accumulato, quanta pazienza abbiamo, gloria a Dio, gloria a Dio. Riusciamo a gioire come è stato detto all'inizio quando ci troviamo di fronte a una prova, gloria a Dio. Riusciamo a gioire quando qualcuno magari ci fa del male, perché siamo questi, i cristiani sono questi, li dobbiamo passare questa cosa, le prove devono venire. E poi, come è stato detto prima, come guardiamo qualcuno che ci ha tagliato la strada con la macchina e ci ha fatto sì che poco ci volesse, che magari ci mandasse un po' di strada? Parolacce? Cosa stai facendo? Cosa stai facendo? Gloria a Dio. Oppure gli diciamo semplicemente: Dio ti benedica, non è successo nulla. La pace di Cristo Gesù sia con te, vai tranquillamente. Il Signore ti... e così via. Sapete una risposta di questa quanto vale? Ai ai ai. A me è successo una volta, sapete? Non lo faccio sempre, attenzione, non mi vanto di questo. È successo una volta, gloria a Dio, perché tante volte riesco ad arrabbiarmi pure io, magari in un momento particolare che dipende da quello che taglia la strada, ti fa male. Però una volta, sapete, il Signore mi ha fatto fare questa esperienza ed è stata meravigliosa. Mi trovavo in Via della Regione, dove c'è la posta vicino dove lavori tu, e mi trovo davanti a quella posta, e poi il motorino messo lì, lasciavo la posta, e praticamente è arrivato un signore, praticamente, che cosa ha fatto? O mi ha tagliato la strada, mi sta facendo per fare il per cadere, non mi ricordo quello che è successo di preciso. Una cosa è però certa, che lui invece, aveva tolto lui, attenzione, invece di dirgliene quattro, come si suol dire, lui è sceso dalla macchina, poverino, pensavo di voler questo qua comincia. Invece ho detto, non è successo nulla, Dio la benedica. Carissimi, quello mi ha guardato con quella faccia, stravolto, potrei dire. Dice grazie, dice Dio benedica anche lei. Il posteggiatore era un ragazzo di colore. Quel ragazzo di colore si è avvicinato e mi ha detto, ci vai fratello! Gloria a Dio, per quel meraviglioso momento, attenzione, si può dire che ho visto la gloria di Dio manifestarsi per strada, anche se poi qualche altra volta mi arrabbio per dire, attenzione, qua nessuno è perfetto e nessuno è giusto, perché non funziona così, il vantarci non va bene. Raccontato questo episodio, però giustamente anche io tante volte mi sono arrabbiato, gloria a Dio, perché funziona così, gloria a Dio. E quindi questo amore che noi esprimiamo, la luce del mondo, il sale della terra, gloria a Dio, come lo vogliamo dimostrare a questo mondo, gloria a Dio? Con la buona testimonianza. Dobbiamo cambiare il nostro carattere. Tante volte, sapete, il carattere nostro tante volte è... viene, lo vogliamo modificare, ma poi ci riusciamo per un tempo, poi l'avversario, vedendo che noi ci stiamo riuscendo, lui incomincia a dire, inizia, cioè, poi lo devo fare saltare a questo o a questa, e poi in un certo senso ci riesce, perché poi la vecchia natura viene fuori, il nostro vecchio io, quell'io che magari era stato seppellito, però ancora aveva la possibilità di uscire fuori, sapete? E esce fuori nuovamente, gloria a Dio. L'amore, gloria a Dio. E gioire, gloria a Dio, sempre. E pregare per quanti ci fanno del male, per quanti non accettano il Signore nella loro vita, gloria a Dio. Perché questo, gloria a Dio. Per chiudere, gloria a Dio. Alleluia. Passo che noi troviamo in primo. Quando anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma il loro amore diventa un bronzo risonante, uno squillante cembalo. E se anche avessi il dono di profezia, intendessi tutti i misteri e tutta la scienza, e avessi tutta la fede da trasportare i morti, ma non ho amore,
sono nulla. E se spendessi tutte le mie facoltà per nutrire i poveri e dessi il mio corpo per essere arso, ma non amore, tutto questo niente mi giova. Perché sapete perché? Perché dice l'Apostolo Paolo, lo Spirito Santo, l'amore è paziente, è benigno, non invidia, non si mette in mostra e neanche si gonfia, gloria a Dio, non si comporta in modo indecoroso, non cerca le proprie cose, ma cerca anche il bene degli altri. Alleluia, ecco il discorso di prima. Se io devo cioè io, devo prendere qualcosa che mi fa bene a me, alla mia famiglia, ma poi danneggio un'altra famiglia, no! No, non deve succedere, non deve accadere. Gloria a Dio. Non si comporta in modo indecoroso, non cerca le cose proprie, non si irrita, non sospetta il male, non si rallegra dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. Tollera ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. Amen. Quindi questa carità, gloria a Dio, vogliamo far sì che faccia parte della nostra vita. Vogliamo vedere con questi occhi che sono quelli del Signore. Ci possiamo far lasciare guidare dallo Spirito Santo i nostri pensieri di gioia, di pace, d'amore sempre, gloria a Dio. L'orgoglio lo vogliamo mettere da parte, vogliamo tutto togliere, tutto quello che ci porta del male nella nostra casa, gloria a Dio. Quindi facendo questo, gloria a Dio, sicuramente qualcosa di bello e di meraviglioso succederà nella nostra vita, perché Dio ci abbonderà grandemente, Dio ci darà veramente quello che noi cerchiamo e crediamo. Perché succede anche questo? Perché il Signore vuole questo, il cambiamento, che siamo la luce del mondo, gloria a Dio. E per emanare luce, gloria a Dio, dobbiamo appunto fare tante cose che portano solamente edificazione. Dio vi benedica, vi amiamo sempre nell'amore del Signore. Adesso ascoltiamo ancora un canto che non mi ha preparato, alleluia. Thank you.
A Depe Centro ci sentiremo mercoledì alle 18. Se Dio non è tornato, siamo ancora in vita, gloria a Dio. Eventualmente ci vediamo da qualche altra parte, perché per fede dobbiamo credere questo, che ci rivedremo in quel posto meraviglioso, gloria a Dio. Perché qui la separazione su questa terra prima o poi deve avvenire. Questione di tempo, quello che non capiamo tante volte, sapete? Perché tante volte non riusciamo a comprendere, gloria a Dio, che la nostra vita ha una fine, un termine. Non sappiamo quando, ma il Signore lo sa. Va bene, un abbraccio a tutti quanti in nome del Signore, salutiamo la cara famiglia di Novara, Antonella che è stata qui, gloria a Dio, ti benedica, sorella Antonella, mi raccomando, confida e continua a confidare nel Signore, Dio ti prenderà cura di ogni cosa, tutto è sotto il suo controllo, gloria a Dio, e un abbraccio anche a tutti gli altri. Preghiamo, grazie Signore, anche oggi, mio Dio, per la tua parola, mio Signore. Per come sei stato con noi, per come ti sei preso cura di ognuno di noi, di ognuno di loro che sono qui ad ascoltare e ognuno che Padre Santo di questo mondo, mio Dio, perché tu hai sempre gli occhi su ognuno, su tutti, mio Dio, perché speri, mio Signore, mio Dio, che la gente veramente apra il loro cuore a te, mio Dio. Grazie, mio Signore, ancora in questa mattina per questo culto, mio Signore, che noi abbiamo fatto e abbiamo celebrato nel nome tuo santo e potente. Rimani ancora con noi per il resto della giornata, mio Signore, continua a guidare tu la nostra vita, mio Signore, i nostri cuori, mio Dio, e i nostri occhi, mio Signore, fa che possano vedere, mio Signore, attraverso quelli tuoi. Resta con noi, mio Dio, nel nome santo di Gesù abbiamo chiesto ogni cosa che vi ha detto l'Eterno. Amen. Dio benedica.